Perché un giubileo della misericordia, Papa Francesco ha deciso di spiegare ancora una volta ai fedeli nella catechesi dell'udienza generale il significato dell'anno santo iniziato ieri con l'apertura della porta santa nella Basilica di San Pietro. Ed ha chiarito che la Chiesa ha bisogno di questo momento straordinario per rendere visibili i segni della presenza e della vicinanza di Dio in questo tempo di profondi cambiamenti. Tutti noi, contemplando la divina misericordia che supera ogni limite umano, possiamo diventare testimoni più convinti ed efficaci. Celebrare un giubileo della misericordia equivale a mettere di nuovo al centro della nostra vita Gesù Cristo, la misericordia fatta carne, e sperimentare nella nostra vita il tocco dolce e soave del perdono di Dio, la Sua presenza accanto a noi e la Sua vicinanza, soprattutto nei momenti di maggiore bisogno. Questo giubileo, insomma, è un momento privilegiato perché la Chiesa impari a scegliere unicamente ciò che a Dio piace di più. E che cosa è che a Dio piace di più? Perdonare i suoi figli, aver misericordia di loro affinché anch'essi possano a loro volta perdonare i fratelli risplendendo come fiaccole della misericordia di Dio nel mondo. La gioia di Dio è perdonare, ha aggiunto ancora Papa Francesco, ed è necessario riconoscere di essere peccatori per rafforzare in noi la certezza della misericordia divina. Perché il nemico della misericordia è l'amor proprio, che nel mondo prende la forma della ricerca esclusiva dei propri interessi, di piaceri ed onori uniti al voler accumulare ricchezze, mentre nella vita dei cristiani si traveste spesso di ipocrisia e di mondanità. Ripetendo invece la preghiera Signore, sono un peccatore, vieni con la tua misericordia, potremo cambiare il mondo.